Siamo arrivati al 9 luglio e gli autobus dell'ARPA sono ancora irremovibilmente fermi nella loro sede di Viale della Repubblica, seguitando ad ammorbare l'aria con i loro gas di scarico e a rendere insicura la viabilità in corrispondenza della rotatoria. E quanto fa notare in una nota Antonio Ruffini, presidente dell'associazione culturale Insieme per il Centro Abruzzo, che stigmatizza l'intero operato del comune sin dal 1998, quando negligentemente, scrive Ruffini, disertò il tentativo di conciliazione stragiudiziale davanti al giudice di pace di Sulmona tra i dirigenti dell'ARPA, gli abitanti di Via Lamaccio e Via Carso e il comune di Sulmona, con la conseguenza che i problemi igienico-sanitari dei residenti restarono insoluti e lo sono purtroppo ancora oggi. Sarà trasferita prima dell'estate l'autorimessa degli autobus dell'ARPA nella nuova sede della zona industriale, così assicurava a febbraio di quest'anno Aristide Ricci dell'ufficio stampa dell'ARPA. Ma tutto ciò, incalza Ruffini, non è ancora accaduto. Nel 2011 sembrava ormai imminente il trasferimento dopo che il presidente dell'ARPA Massimo Cirulli aveva presentato al sindaco di Sulmona un'operazione di 15 milioni di euro per definire il trasloco. Siamo così giunti al 2015, ricorda Lica, in cui l'ARPA dichiara che avrebbe speso 3 milioni e 450 mila euro per l'acquisto della nuova sede e il relativo terreno. L'associazione Insieme per il Centro Abruzzo chiede, dirigente dell'ARPA al sindaco di Sulmona, Peppino Ranalli, fino a quando gli abitanti di Via Lamaccio, Via Carso e Viale della Repubblica dovranno ancora assistere al grottesco balletto di cifre, dichiarazioni mendaci e smentite, prima di poter tirare respiro di sollievo, non vedendo e non sentendo più i detestati autobus dell'ARPA.